Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè del Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremmo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molto erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quanto furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che ne avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che veniva a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Per 5 domeniche consecutive si interrompe la lettura del Vangelo di Marco e viene proposto il capitolo 6 del Vangelo di Giovanni. Inizia oggi il racconto con la moltiplicazione dei pani. Ma è importante sottolineare che questo brano, la parola adatta non è moltiplicazione, ma bensì condivisione. La condivisione è il messaggio che Gesù vuole trasmettere a noi oggi. Noi nella vita siamo abituati ad accumulare ricchezze, vizi, ad accumulare tutto ciò che non appartiene all'uomo. Vediamo che il Signore ci chiama a saper condividere anche quel poco che abbiamo. Ed è anche importante, in questo termine di condivisione, porre l'attenzione che l'Evangelista Giovanni ci pone, che è quello della Pasqua dei Giudei, perché questa lettura vada vista, vada letta nella prospettiva della grande festa della liberazione di Israele dalla schiavitù dell'Egitto. Vediamo che abbiamo un grande parallelismo tra Gesù e Mosè. Come Mosè attraversa il mare, anche Gesù non compare con una barca, ma attraversa il mare. Come Mosè, Gesù è accompagnato da un popolo numeroso e si conquista la fiducia delle folle compiendo grandi segni. Per 2 volte sale sulla montagna e si siede con i suoi discepoli, proprio come Mosè, che spesso andava sul monte e istruiva il suo popolo.
Durante l'Esodo Mosè diede la manna e come lui Gesù sfama coloro che lo seguono. Tutti questi richiami hanno lo scopo di presentare Gesù come il nuovo Mosè. La meta del viaggio di Mosè era la terra di Canaan, ma quella di Gesù è la terra promessa, la vera terra promessa, il regno di Dio. Vediamo che nel Vangelo di Luca, i dodici, cercano di risolvere il problema in una maniera molto radicale, inviando tutti nelle proprie case, perché non hanno di che mangiare, non hanno una quantità sufficiente di cibo. Ma Giovanni sottolinea la presenza di un ragazzo, perché l'Evangelista ci vuol far capire che quella piccola porzione di cibo essenziale per il nutrimento di un ragazzo può servire a un'umanità intera, perché chiunque si fa piccolo come bambini può entrare nel regno dei cieli. Gesù ci dona una soluzione nella nostra vita, perché il regno di Dio non è separato dalla nostra realtà concreta. La parola di Cristo è destinata a essere un fermento sociale e trasforma tutto il mondo e tutto l'uomo. Vediamo un passo molto bello di questo Vangelo, è quello dell'erba, che ci richiama al Salmo 23, dove dice: «Il Signore mio pastore, non manco di nulla, in pascoli e in erbe fresche mi fa riposare». Gesù, buon pastore, il bel pastore, si prende cura del popolo, non lascia che il figlio perisca la fame, rendendo grazie distribuisce in abbondanza quel poco che ha. Così Gesù ci chiama anche a noi oggi a saper condividere tutto quello che abbiamo, anche quel poco, perché solo così possiamo saziare la fame dei fratelli, solo così possiamo vincere la fame nelle nostre città, ma specialmente la fame nel mondo. Trasformiamoci con la contemplazione della parola e nutrimento dei sacramenti in tanti buon pastori, per poter accogliere, per poter servire e poter spezzare, per condividere tutto ciò che abbiamo.